Credo che questa mattina sia proprio il voltapagina di un consorzio che si pone all'attenzione dei territori, che ha un modo diverso di approccio alla tutela dei territori stessi, in un piano comunicativo che appunto è la stura, come dico sempre io, per rilanciare un comprensorio in grosse difficoltà. Piano comunicativo al fianco dei sindaci, al fianco delle amministrazioni, dei territori, un piano comunicativo che è inclusivo della stessa stampa, poiché abbiamo invitato tutti gli addetti ai lavori per pianificare con loro quello che è il percorso che vogliamo fare. Una somma importante che abbiamo messo in disponibilità come esecutivo per appunto dare risposta a queste iniziative, creando anche uno staff, un addetto stampa all'interno del consorzio stesso, perché non è tanto spendere le somme ma spenderle nella maniera giusta. Inizia un percorso dove il BIM farà conferenze stampe per comunque tutti i territori, mettendo in disponibilità la struttura non solo in termini strumentali ma anche di organico. Come dicevo prima, abbiamo attrezzato uno staff che sia disponibile per il supporto alle tante iniziative che faremo, e non sono solo eventi manifestativi ma anche progettuali. Penso all'eolico, penso al PNRR, penso all'assemblea che abbiamo fatto, a quel laboratorio di pensiero insieme alla Federbim, quindi un consorzio che cambia volto, un consorzio che è più propositivo, un consorzio che sarà al fianco delle varie strutture, a partire dal zooprofilattico nel mese di settembre, questa grande organizzazione dove il consorzio ci sarà e continuerà ad esserci.